Ciao ragazzi, ciao, benvenuti di nuovo sul mio canale, sul post partita Juventus Spalla. Ragazzi miei, che dirvi, fare un applauso a Berisha. Oggi ha parato tutto quello che si poteva parare, ma alla fine, come dico sempre, in una squadra non basta avere solo un collettivo a livello di squadra, ma quando c'hai i campioni, prima o poi la partita la sblocchi e i tre punti te li porti a casa. Allora ragazzi, se dovrei dare un voto a Buffon, 0. Un portiere che non è mai stato impensierito da nessuna azione, da nessuna parata, 0 sotto 0. Mi è piaciuto grande De Ligt, voglio sta crescendo veramente grande. Allora, cominciando come con i singoli, buona prestazione anche di Matuidi, voglio 0, Rabiot. Rabiot è stato una cosa incredibile. Questo è un giocatore che deve trovare continuità, ma nel gioco, proprio se, come devo dirvi, se non gioca non può mai trovare la grande continuità, perché il giocatore è forte, ha grande qualità, ma deve trovare continuità, perché giustamente Sarri lo deve far sempre giocare. E come lui diceva, proprio nell'anno 2019, ma Rabiot non ha mai giocato, non ha mai toccato palla. E io spero che veramente sto giocatore esca fuori veramente di grande qualità. E Cristiano Ronaldo ha fatto il suo compitino. Dybala altrettanto, giustamente, anche lui sta uscendo fuori da quella, come devo dirvi ragazzi, da quell'amnesia di Allegri, sta uscendo fuori. E un'altra cosa che giustamente che a me mi ha fatto colpire molto, diciamo, tutto il collettivo, diciamo, se noi la mettiamo sui primi 40 minuti, voglio i primi 40 minuti, 35-40 minuti sono stati scandalosi, ma proprio scandalosi. Poi giustamente da quel contropiede che ha fatto Dybala, e da lì la Juventus si è svegliata e poi è uscito fuori quel gran gol di Pjanic. Ecco, questo volevo arrivare prima e non mi veniva la parola, a Pjanic. Pjanic ha fatto veramente una grande partita, veramente una grande partita. E che poi dopo, dall'inizio del secondo tempo, la Juventus non ha sbagliato niente. Mi sono piaciuti tutti i giocatori, però giustamente se devo dare un voto sufficiente sempre a Rabiot, Bernardeschi senza voto. Mi è fatto piacere che è entrato anche Emre Can, perché oggi deve capire che veramente è un giocatore fondamentale del campionato, anche se è stata fatta una dura scelta che Sarri l'ha messo fuori in Champions. Cosa dire? Però oggi, da oggi a sabato prossimo, a domenica prossima, saranno 8 giorni di fuoco, ma veramente, 8 giorni di fuoco, perché giocherà di domenica sera, se non mi sbaglio, la partita tra Inter e Juventus. Ora voglio inizia la settimana delle due partite fondamentali. Inizia veramente una partita, proprio una settimana fondamentale, sia con il Borussia, col Bayern Leverkusen, sia col Bayern Leverkusen a Torino, e poi la partitissima Inter-Juventus. Speriamo di recuperare i terzini, che poi giustamente tornerà Alexandro dal Brasile, tornerà. E niente ragazzi, io vi saluto con un bacio, un abbraccio a tutti, vi saluto sempre Forza Juventus, e fra poco inizierà la partita, fra mezz'ora circa, 40 minuti circa, inizia la partita Sampdoria-Inter. Voglio, vi raccomando, massimo, proprio gufi, proprio dovete essere i massimi gufi. Speriamo che la Sampdoria farà una grandissima partita e che l'Inter non riuscirà a vincere. E andremo a quel secondo diretto, magari anche a pari punti, magari, anche a pari punti. Ciao ragazzi, ciao, vi saluto, e sempre Forza Juventus fino alla fine. A martedì per il prepartita Juventus
Maria Levecuse. Oggi vi raccomando, magari farò anche il video, vediamo un po' se ci riesco, o tra stasera e domani mattina farò il video San Vedoro Inter. Ciao, aiuto, ciao.